compagnia dei due tecnici della società Piscinos di Macomer e della squadra Piccoli Amici, il signor Pierfelice Pragiolu e il suo collega, il vice PES, ai quali chiediamo come mai insomma, hanno deciso di seguire l'attività delle squadre giovanili di Macomer. Iniziamo, signor Pierfelice. Oh, guarda, io la seguo già dall'anno scorso. Seguivo prima gli esordienti e i giovanissimi in anni diversi, così mi è capitata l'opportunità di seguire una categoria che non avevo mai allenato. E guardami, quanti bambini avete? Abbiamo 19 bambini. Partono dai 5 anni fino agli 8 anni. Ecco, i bambini che avete sono tutti di Macomer oppure anche di qualche paese della zona? No, sono tutti di Macomer. Sì. Ecco, qual è la situazione del movimento calcistico a Macomer? Guarda... Quante società ci sono attualmente? C'è la Macomerese, Macomer e il Macomer 2000. Okay. E voi che siete solo a livello Noi giovanile? Noi siamo solo a livello giovanile, infatti collaboriamo molto con il Macomer squadra... Con la squadra... Ok. E quindi insomma, quale campo da gioco utilizzate? Allora, noi Piccoli Amici utilizziamo la palestra principalmente per gli allenamenti, poi durante il periodo primaverile contiamo di andare invece nel campo dei Saveriani, terra battuta. Nel giro di due o tre mesi è stato un collaboratore veramente utile e piano piano sta acquisendo proprio una consapevolezza. Io penso che diventerà un bravissimo allenatore. Chiediamo a lui cosa significa lavorare con i bambini così piccoli. Allora, la premessa è che io mi sono avvicinato quest'anno per la prima volta al calcio visto dal tecnico, diciamo dalla panchina. Lavorare con i bambini, poi soprattutto con Pierfelice che ha tantissima esperienza, è una grandissima possibilità di capire questa parte del calcio che ha tanto da dare. Non è vero che siamo solamente dei babysitter come la maggior parte delle persone pensa, abbiamo anche molte soddisfazioni. Questa è la parte migliore del calcio, secondo me. Abbiamo a che fare con delle persone che vogliono assimilare, vogliono crescere, e sono quindi il ruolo degli educatori è fondamentale. Esatto, infatti. Quindi non mi aspettavo, ma devo ricredermi, è un'esperienza bellissima. Consiglio a tutti di avvicinarsi al mondo dello sport, al di là del farlo e del non farlo, avvicinarsi anche a questo settore, proprio come tecnici. Noi vi ringraziamo per il contributo che date tutti i giorni alla società Piscinos di Macomer e speriamo al più presto insomma di vederci per parlare di pallone dalle nostre parti. Grazie. Perfetto. Grazie a voi. Perfetto.